Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale la seconda variazione di bilancio dell'anno e con essa voto favorevole anche al pacchetto di atti di carattere finanziario e programmatorio collegati, il DEF regionale per il 2025 e la nota di aggiornamento a quello del 2024. Sanità, ambiente, cultura, montagna, impiantistica sportiva, scuola sono alcuni dei temi che emergono al momento della presentazione degli interventi programmati. In commissione poi Gianni aveva preannunciato un'ulteriore variazione, la terza, per affrontare alcuni aspetti della sanità. Votano sì i consiglieri all'istituzione della figura dell'assistente all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità per persone con disabilità. Si impegna la Giunta ora ad attivarsi nella conferenza delle regioni per sollecitare governo e Parlamento. Moltissime anche questa settimana le manifestazioni che trovano spazio e visibilità a Palazzo del Pegaso. Il presidente Mazzeo e molti consiglieri hanno partecipato anche alla serata evento di Telegranducato per i nostri 45 anni, un modo per ribadire il legame tra la nostra TV e il territorio, ma anche più strettamente con il mondo delle istituzioni e della politica. La seduta del 2 ottobre del Consiglio regionale è cominciata però con il ricordo dell'ultima vittima accertata del maltempo in Toscana, trascinata via a Montecatini Val di Cecina dalla furia dell'acqua e delle onde dello Sterza. Poche ore prima era stato ritrovato il suo corpo senza vita. È il presidente della prima commissione a spiegare ai consiglieri tutto il pacchetto finanziario e programmatorio in discussione. Questa variazione, la seconda dell'anno, come dicevamo, non sarà l'ultima. Nella prossima ci saranno nuovi interventi specifici per la sanità. Ecco comunque una valutazione generale proprio del presidente. La variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale comporta una variazione sul fronte delle entrate e delle spese del bilancio regionale che è pari a meno 26 milioni per il 2024, quasi 2 milioni per il 2025 e 49 milioni per il 2026. È una variazione nella quale si registrano alcuni spostamenti importanti di risorse sul fronte sanitario, già che gli oneri del debito del servizio sanitario passano dal fondo sanitario regionale al bilancio. Un'altra importante variazione è quella relativa agli investimenti sulla programmazione comunitaria. C'è una sensibile riduzione di tutte le quote, quindi quelle dell'Unione Europea, dello Stato e quindi anche della Regione, sulle annualità 2024 e 2025, un corrispondente incremento sull'annualità 2026. È una variazione che peraltro interviene in maniera importante sui temi della cultura con uno stanziamento di 10 milioni di euro. Attraverso questa variazione vengono poi messe a disposizione tutta una serie di risorse che sono destinate ai comuni per far fronte o a esigenze che sono collegate alle strutture viarie dei territori comunali oppure all'esigenza di dover intervenire su strutture esistenti. Il dibattito tiene conto anche di alcuni emendamenti del Presidente della Giunta che sono stati illustrati davanti ai consiglieri. Riguardano per esempio la Fondazione Sipario Toscana e il Teatro di Cascina, la viabilità della stessa Cascina nella zona di Lavoria e a Filina Incisa. Per il recupero di impianti sportivi ci sono interventi specifici. Due gruppi di maggioranza naturalmente votano sì anche a questi emendamenti. Sì, è una variazione che è arrivata in consiglio abbinata all'aggiornamento del DEFRE che dà continuità alle politiche che la Toscana sta portando avanti relativamente al lavoro, relativamente alle politiche sociali, alla tutela del paesaggio, insomma tutto quello che è l'impegno della Toscana per garantire ai territori, ai toscani, una qualità della vita e la possibilità di uno sviluppo sostenibile. Sì, un atto importante che consolida il bilancio della Regione Toscana nel 2024, che porta i conti in equilibrio, che dà alcune risposte importanti ai comuni toscani in maniera diffusa, ma che soprattutto mette in equilibrio le risorse. È evidente che collegandosi a questo c'è il DEFR, sul quale noi continuiamo una battaglia di principio, quella di ridurre le tasse ai cittadini toscani. Tel Aviv non è stata mai favorevole ad aumenti di tasse. Nessuna apertura delle opposizioni, neppure da parte del Movimento 5 Stelle, che vota contro. La variazione di bilancio
bilancio non fa altro, come in altre circostanze, che continuare a elargire delle somme laddove si deve correre ai ripari per disagi, problemi, questioni riguardanti comuni, sicuramente meritevoli, ma la variazione, così come il documento economico-finanziario nel complesso, continuano ancora a distanza di anni a mancare di una loro coerenza interna e di una sistematicità, e soprattutto non fanno vedere quella che dovrebbe essere una visione della Toscana che va al dopo 2025, perché dobbiamo ricordare che stiamo andando verso la fine della legislatura. Così come è cominciata in maniera estremamente caotica, così sta proseguendo. Nonostante l'approvazione di alcuni emendamenti che sono stati presentati anche dai gruppi di centrodestra e Movimento 5 Stelle, il no alla fine arriva da tutti i gruppi di opposizione. Le motivazioni hanno accentuazioni diverse. La nuova sopravvalutazione rimane negativa perché in prospettiva non soltanto vediamo non risolti e non raggiunti gli obiettivi di questo mandato, ma ci sembra difficile che si possa fare anche qualcosa sul prossimo mandato in prospettiva a risolvere problematiche che molto probabilmente hanno trovato come impedimento non tanto le soluzioni, ma le difficoltà ad affrontarle da parte del partito di maggioranza. Cioè, dopo 50 anni chiaramente di potere, si capisce che c'è l'incapacità in questo modo di risolvere problematiche che si aggravano di anno in anno. C'è poi l'elemento degli interventi su misura che il Presidente Gianni promuove, sui quali noi non ci possiamo, diciamo, dichiarare contrari in assoluto, perché sono risorse che arrivano sul territorio. Ci fa curioso che il Presidente Gianni, per come lo conosciamo e per come si rappresenta lui sulla carta della Regione, inciampi soltanto in comuni di centro-sinistra. Indubbiamente si tratta di una manovra debole, frutto di una maggioranza debole che non riesce a prendere delle decisioni importanti proiettate verso il futuro, perché evidentemente divisa al suo interno. Non solo sta naufragando il campo largo, ma la verità è che all'interno del PD ci sono più anime, e questo non può che portare a dei provvedimenti soltanto puntuali sui territori. Si pensa al singolo comune, si pensa alla singola parrocchia addirittura, al singolo teatro. Non si pensa però alla Regione Toscana, e non c'è un'idea verso il futuro. Noi la nostra idea l'abbiamo sempre manifestata in questi anni. È l'idea di una Toscana che non sia soltanto un mega villaggio turistico. A fine dibattito interviene anche il Presidente del Consiglio regionale, che ci tiene a sottolineare qualche aspetto. Noi abbiamo deciso in questi anni di investire molto sull'impiantistica sportiva, perché è un modo per dare risposte non solo ai singoli territori ma anche alla socialità più diffusa. Interventi sulle scuole, anche questo è un tema che sta molto a cuore. Se noi offriamo alle bambine e bambini toscani delle scuole migliori, sono convinto che anche la loro qualità dell'apprendimento nel tempo può crescere. Ed è da tanti anni che non si investe molto negli impianti sportivi, nell'edilizia scolastica, e queste sono le scelte principali che abbiamo portato avanti in questa variazione di bilancio, cercando di porre sempre attenzione a quei territori che soffrono un po' di più, quelli che sono un po' più indietro, perché poi l'idea della Toscana diffusa passa anche attraverso le azioni che noi facciamo. Sullo sfondo del dibattito sui conti della sanità resta la questione del payback, il rimborso di oltre 400 milioni di euro che la Toscana dovrebbe ricevere per l'acquisto dei dispositivi medici a partire dal 2019. Gianni, proprio in questi giorni, ha scritto ancora al ministro Schillaci perché quei fondi siano garantiti e nello stesso tempo si sostengano anche le aziende, specialmente le più piccole, rischiano di andare in difficoltà. Il payback è una misura con la quale il governo, conseguentemente il Parlamento, allora cercò di reperire risorse per poter dare alle regioni, perché il fondo nazionale è un fondo costantemente eroso. Dopodiché il payback è stato sostituito per alcuni anni da finanziamenti sostitutivi del governo. Andando in profondità, noi vediamo che ci sono anche delle problematiche per quanto riguarda le aziende, soprattutto quelle piccole che forniscono le attrezzature, gli ausili, che in alcuni casi sarebbero costrette alla chiusura. Restano le critiche del centrodestra sulla gestione in generale della sanità.
in Toscana. Sul payback il governatore Giani ha fallito, sa di aver fallito, non ha fatto niente di quello che aveva promesso di fare. Lui un anno fa aumenta l'IRPEF, quindi aumenta le tasse ai toscani e dice sarà una misura provvisoria perché in questo anno ridurrò i costi inutili, farò un grande progetto di efficientamento della spesa e quindi attraverso questi interventi non ci sarà bisogno dell'aumento dell'IRPEF. Dopo un anno, siccome non ha fatto niente di tutto questo, non abbiamo visto nessuna manovra, non abbiamo visto andare a aver seguito le riunioni e le convocazioni urgenti che fece dei suoi direttori generali, adesso ritira fuori la scusa del payback, la storiella patetica del payback, dicendo che la Corte Costituzionale avrebbe in qualche modo detto al governo di pagare il payback. Non è assolutamente vero nulla, la Corte Costituzionale ha detto che il procedimento del payback non è illegittimo, ma non è chi ha detto che deve essere finanziato dal governo. Altri pareri di maggioranza e di opposizione, la questione del payback naturalmente si intreccia strettamente con quella dell'addizionale IRPEF che in Toscana è stata aumentata per i redditi superiori ai 28.000 euro lordi annui. Io ero convinto che questa cosa sarebbe finita così ed ero convinto che quindi si poteva evitare l'aumento e si può ancora evitare l'aumento dell'addizionale IRPEF, perché se noi abbiamo un credito è corretto che i cittadini toscani debbano vedersi reintrodotte nel bilancio della Regione Toscana quelle risorse che a noi ci spettano. C'è una legge dello Stato, la Corte Costituzionale ti dice che la legge è vigente, tu hai un credito, lo devi esigere. Noi dobbiamo fare una battaglia convinta, quindi sosterremo convintamente il Presidente Giani in questa battaglia. Lo dicevamo, se vi ricordate, nel dicembre scorso, per il motivo per il quale non abbiamo votato l'addizionale IRPEF, perché siamo convinti che te hai un credito, lo devi poter riscuotere e il governo non può defilarsi. Ogni consigliere, ogni gruppo ha la sua ricetta. Vanno modulate nuove impostazioni. Io da tanto sto portando avanti, e questo devo dire il Partito Democratico mi segue, ma non vorrei che mi seguisse sapendo poi di non farne di niente, di nuovi concetti della sanità, e cioè la medicina basata sul valore. Oppure quando si parla di liste d'attesa, noi abbiamo a Pisa un metodo, l'open access, che è un metodo ormai consolidato e che credo potrebbe essere perseguito ed esteso a tutta la regione. Ma non voglio fare qui un'apologia di ciò che io sto portando in regione, quanto dire soltanto che queste variazioni di bilancio sono degli aggiustamenti in corso d'opera che non hanno nessun tipo di effetto oggettivo. Sono tutti d'accordo in aula invece quando si approva una proposta di risoluzione che invita la Giunta Toscana ad attivarsi per creare un assistente all'affettività, alla corporeità, alla sessualità delle persone con disabilità. Nessuna divisione, ma chiediamo cosa dovrebbe fare questo assistente. Non è un sex worker, è una persona esperta che sa come affrontare questi argomenti e può affiancare la persona con grave disabilità, le famiglie e i caregiver e non lasciarli soli. È un grande servizio di civiltà e noi speriamo che dopo la risoluzione questa regione, oltre a porre il tema in conferenza Stato-Regione, possa velocemente dare avvio all'elaborazione, alla messa in piedi di un servizio di questa figura, che è una figura che certamente ha un compito importante, che è quello di affrontare i temi e di non lasciare le famiglie e caregiver da soli. È un qualche cosa di innovativo, perché mette al centro un problema che finora in maniera ipocrita è sempre stato tenuto un pochino ai margini. Però adesso dobbiamo vedere come verrà tradotto in pratica, perché la Regione Toscana è un paperwork, cioè riesce a scrivere tutto lo scrivibile, ma poi a portare in pratica ben poco di quello che scrive. Ascoltiamo anche il consigliere Jacopo Melio, che ha promosso l'iniziativa. La Regione Toscana oggi ha dato un grande segnale di unità su quello che è un tema fondamentale, il supporto all'emotività, all'affettività e alla sessualità per persone gravemente disabili e per le loro famiglie, che troppo spesso sono abbandonate dalle istituzioni non sapendo come gestire quello che può diventare un vero e proprio problema serio quando non si hanno gli strumenti per una piena educazione, ma anche una piena
scoperta del proprio corpo, dei propri sentimenti, delle proprie emozioni e funzioni che sono assolutamente naturali, ma che per troppe persone ancora oggi sono precluse. Approvato con 21 voti a favore di Partito Democratico Italia Viva, l'astensione del Movimento 5 Stelle e 7 voti contrari di Fratelli d'Italia e Lega, il bilancio di esercizio 2023 di Artea, l'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura. Come sanno bene i nostri telespettatori, Artea ha anche competenze trasversali come quelle legate ai fondi del piano di sviluppo e coesione. La stima del pagamento che dovrà effettuare nei prossimi tempi, pensate, è di 3 miliardi. Una maggioranza più ampia, Partito Democratico Italia Viva, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, ha approvato la legge regionale che introduce nuove misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Questo intervento nel complesso potrà essere di 500.000, una condizione essenziale per i beneficiari, come dicevamo, è che ci sia stato un provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia collocato il giovane in comunità residenziale o in affido eterofamiliare. Tra le interrogazioni ne segnaliamo una sulle liste d'accesso per le RSA. Qualche numero che ci fornisce l'assessore alle politiche sociali: attualmente le liste d'attesa sono di 1.649 persone, 776 sono in Toscana Centro, 532 in Toscana Nord-Ovest, 341 in Toscana Sud-Est. Facciamo un rapido elenco di alcune delle manifestazioni presentate qui in questi giorni, rimandandovi ai nostri telegiornali, anche sul sito web per maggiori particolari approfondimenti. Intanto fino al 13 ottobre c'è Scandicci Fiera, titolo La Fiera Cambia con Te, viene definita sostenibile, sicura e inclusiva e attrarrà molte persone. Questo è anche il weekend di Orchidea negli spazi del centro Mati 1909 a Pistoia. È giunta questa manifestazione alla sua nona edizione, anche quest'anno offre ai visitatori la possibilità di ammirare e acquistare splendide orchidee e piante esotiche, oltre a incontri e workshop con esperti del settore. Questi sono anche i giorni della festa per la Madonna del Rosario di Castiglionfibocchi in provincia di Arezzo, lunedì 7 la conclusione con i fuochi d'artificio. Il prossimo fine settimana, da giovedì a domenica, c'è invece Boccaccesca, la rassegna etnogastronomica di Certaldo. Il cibo rappresenta davvero in questo caso l'identità culturale di un intero territorio e da venerdì 11 a domenica 13 Forcoli nel comune di Palaia ospita la mostra mercato del tartufo, è la 18ª edizione. Tra le manifestazioni degli ultimi giorni c'è stato anche un evento di Telegranducato, la nostra TV, per celebrare i 45 anni dalla nascita. La musica dell'orchestra del Conservatorio Mascagni, alcune immagini del nostro archivio hanno animato una bella serata a cui hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale e molti consiglieri di gruppi diversi. Il presidente Mazzeo ha visitato il carcere Don Bosco di Pisa insieme alla presidente della Camera Penale. Alla fine ha detto questo: io ho accolto con piacere l'invito della Camera Penale, cerco di venire spesso a vedere lo stato delle carceri perché si misura il livello di civiltà di un paese e abbiamo ancora tanta strada da fare. Bisogna lavorare molto perché l'obiettivo finale di un istituto penitenziario dovrebbe essere quello di rieducare, di formare i cittadini che tornano al mondo con speranza. Prima di salutarvi, le immagini della mostra in corso fino al 12 ottobre nello spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso a Firenze e quella del pittore fiorentino Lorenzo Lazzari si intitola Déjà Vu. Noi ci ritroviamo con Regionando venerdì prossimo sempre alle 21:10 dopo i TG della sera.